Allora, cari amici di cuori puri, vedete questa lapide? Dietro questa lapide si trovano le ossa di un grande sacerdote esorcista, padre Matteo Dagnone. Poi, se qualcuno di voi vuole approfondire la sua figura, può cercare su internet oppure leggere il libro Un santo contro il demonio. Ma chi era questo padre Matteo Dagnone? Un vero e proprio santo, e diciamo questo senza voler anticipare il giudizio della Chiesa, dotato del carisma dei miracoli e della profezia, soprattutto del carisma di liberare gli ossessi. Noi sappiamo che i disturbi del demonio sono sempre più frequenti nei nostri tempi, perché? Perché le persone pregano e praticano i sacramenti, e credono sempre di meno al giorno d'oggi. Però ecco, voglio farvi notare un particolare. Lui è morto il 31 ottobre del 1616. Fra poco sarà il 31 ottobre. La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre per tutti noi è la notte di Halloween. Attenzione, perché la notte di Halloween è il capodanno esoterico, cioè è il momento in cui i maghi, gli stregoni, Wicca e compagnia briscola fanno i loro riti, le loro maledizioni, e quindi per difendersi da questa azione straordinaria del maligno, ve lo dice uno che se ne intende, grazie a Dio e grazie alla Chiesa, perché io sono Don Antonio Mattatelli, sono un esorcista con il mandato del vescovo. Ebbene, chi vuole liberarsi da questi disturbi straordinari del demonio, deve ricorrere all'intercessione della Vergine Santissima e deve ricorrere all'intercessione anche di Padre Matteo Dagnone. E durante molti esorcismi, il demonio ha dovuto ammettere, costretto dalla potenza di Dio, ha dovuto ammettere che, provvidenzialmente, perché nulla accade per caso, Padre Matteo Dagnone è morto il 31 di ottobre proprio per guastare la festa al diavolo. Allora, Halloween non è una festa innocente, non è dolcetto o scherzetto. Halloween è una cosa seria. Teniamo lontani i nostri bambini, i nostri giovani da questo veleno diabolico pestifero che è il veleno di Halloween. Facciamo vestire i nostri bambini da santi, organizziamo veglie di preghiera, comunque teniamo lontani Halloween dalla nostra cultura e dalla nostra vita. Un saluto ancora a tutte le ragazze e i ragazzi di Cuori Puri. La prima trasgressione al giorno d'oggi è andare controcorrente, cioè comportarsi normalmente. Ciao, Dio vi benedica.